Pronto, prova, pronto, prova. Buonasera, ormai siamo per molti di voi degli abitudinari perché ci vediamo, vedo delle facce che ho già visto, buon segno, perché quando uno torna vuol dire che la cosa è andata bene. Poi è arrivato anche il Presidente, quindi più di così, adesso si può veramente partire. Allora, questa serata molto interessante perché si parla di un argomento che ad Ayrton stava a cuore, perché un pilota che fa correre 23 Gran Premi ne vince 14 sul bagnato vuol dire che comunque andava bene sotto l'acqua. Ospiti di questa serata, molti li conoscete, immaginerete, ma io vado avanti. Tanto per cominciare guardavo il biglietto del treno invece che la cosa che serviva, spero di averla un'altra parte, se no devo andare a braccio. E a braccio non mi è facile, ah, eccolo qui, perché alcuni c'è delle robe importanti da dire. Allora, parto dal più lontano da me. Allora, voi forse non lo sapete, ma nel 1799 nasce Honoré de Balzac, grande scrittore francese, che morirà nel 1850. Balzac in 16 anni ha scritto 90 romanzi. Tonnini è sulla strada di Balzac, perché ne ha già scritti 32 di libri, ma non si ferma mai. Quindi penso che sarà l'unico capace di raggiungere Balzac al mondo della letteratura. Tonnini è un giornalista di Autosprint, è il giornalista che è stato più anni di tutti ad Autosprint. Io ne ho fatti 27 e Tonnini ne fa già 31 ad Autosprint, quindi... Beh, allora devo dire una cosa, scartabellando tra i vecchi ricordi della mia carriera ho trovato, perché io ho conservato le lettere degli appassionati, leggo una lettera un po' simpatica e guardo la firma, la lettera era sua, poi gliel'ho rimandata dopo 40 anni, quindi lui scriveva già allora. Sì, ha sempre scritto e scrive tuttora ed è il romanziere di Autosprint, tutti i pezzi... Il cuore da corsa, il bastian contrario, tutte le cose più piacevoli le fa sempre lui perché ha una grandissima passione. Grazie. Mi fermo qui perché di più non va bene. Però invece di fianco a lui c'è un personaggio che nessuno di voi o quasi nessuno di voi potrebbe conoscere, giustamente, che è il dottor Giovanni Gordini, che io ho conosciuto ragazzo come giocatore di basket, e siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Questo è un medico straordinario, ha avuto tanti pregi, ad esempio è veramente un paladino della sanità pubblica, ha sempre lavorato nel pubblico e mai in privato, ha fatto parte del gruppo che ha dato il via al 118 in Italia. Scusatemi se è poco, tutti oggi parliamo del 118 come una cosa, c'è bisogno, si chiama il 118, ma è stato inventato da qualcuno. Tra questi quattro, uno era Giovanni Gordini. Ma Gordini è stato anche quello che ha aperto la terapia intensiva anche ai parenti dei malati, un passo di umanità straordinario. E poi è quello che ha dato il via al, non so come si chiami, se si chiama testamento biologico, cioè il fatto che tu puoi dire se vuoi delle cure, l'accanimento terapeutico, no, sono cose importantissime. Oltre a questo è un appassionato di macchine, scusatemi, ma è appassionato di macchine ed è anche il medico che era a Imola, è il medico che portò in elicottero, scusatemi ma non ho spento, ed è quello che ha portato Ayrton Senna dall'autodromo di Imola, poi ci racconterà perché non fu una cosa semplice da decidere quella lì, e lo porterà in ospedale al maggiore. Chiudo con il dottor Gordini perché fa tante cose importanti, ma adesso non ve le posso dire tutte. Poi abbiamo Enrico Mas, pilota di Formula 1, campione di kart, campione della Formula 3000, anche intercontinentale della Formula 3000, 4 anni in Formula 1, campione
della, con la Nissan, con le GT in Giappone, 2 anni mi sembra, 3 anni, secondo a Le Mans con la Pescarolo, passato anche ai rally, campione italiano dei rally storici con la Stratos e campione europeo. Ma la, persona, la questione di Enrico Ma, che è qui, oltre che perché è stato un grande pilota, perché ha corso in Formula 1, perché ha corso con Senna, è legato a Senna in particolare per un video che vi faccio vedere adesso. Molti lo sapranno, ma chi non lo sa, si vede questo video appena riescono a farli partire, perché probabilmente non so. Avete visto quel, siccome qui siamo tutti amanti di Senna in particolare, è un ennesimo esempio di generosità di un campione. Come dice all'inizio di questo video, probabilmente Senna può aver salvato la vita a un suo collega, che è Enrico Mas, che è qua e poi ce ne parlerà. Infine, di fianco a me c'è un vecchio amico, un grande pilota, che è Siegfried Storck, che è stato campione, ha cominciato tardi a correre in macchina, correva in kart prima, ma a 24 anni si mette su una monoposto per la prima volta e vince subito la Formula Italia, poi vince la Formula 3, poi corre 2 anni in Formula 2, vince anche in Formula 2 e arriva in Formula 1 con l'Arrows. Ma al di là di questo, Storck è un laureato in psicologia a Padova, è una delle persone più argute e, mi permetto di dire, più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita. Lo dico perché è un amico, perché quando parla è sempre uno spettacolo per le cose che sa dire o no. Sono già passati tanti anni, nell'82, quindi sono 42 anni, ha dato vita anche alla scuola guida la scuola guida più famosa d'Italia, dove ha insegnato a tantissimi a guidare, tra cui l'ingegnere Mafiodo, che è qua, visto, ma fa niente, uno dei tanti, ma un amico anche lui. Bene, entriamo nel vivo dopo queste presentazioni, molti sapevano queste cose, ma direi che con Comas è giusto partire, perché questa sua storia magnifica che lo lega ad Ayrton Senna, ce la racconti dal vivo, com'era? Tu te ne sei accorto che arrivava Ayrton a aiutarti e... Com'è stato lì? No, assolutamente no. Quello che mi ricordo di quella giornata è quello che avete visto del film, perché io da quello giorno del 28 agosto del 92 non mi ricordo di nulla, neanche quando mi sono alzato all'hotel la mattina. Mi ricordo mi essere svegliato all'ospedale e il giorno dopo sono tornato in pista. Ovviamente non ho preso parte alla gara. E dopo tutti del team Ligier, i giornalisti mi hanno spiegato come sono andate le cose. La cosa che è accaduta è che eravamo al terzo giro delle libere il venerdì mattina. All'epoca facevamo il Gran Premio col pieno, cioè 180 litri circa di benzina. E soprattutto le libere andavamo all'inizio il venerdì col pieno.
chilometro. Dopo tre giri avevo ancora 165 litri di benzina, le gomme calde, e sono arrivato a questa curva di blanchiment che si fa in pieno quando le gomme sono in temperatura, come a tamburello si fa in pieno quando le gomme sono in temperatura. E purtroppo la macchina che mi precedeva da circa 6-7 secondi ha tagliato un po' troppo a sinistra e ha portato la ghiaia sulla pista prima che i commissari potessero far vedere la bandiera blu, e sono arrivato sulla ghiaia a 300 e immediatamente ho picchiato il guardrail dell'altra parte, ho preso la rotta destra come è accaduto dopo due anni a Ayrton, sulla testa, che mi ha messo KO, e io non mi ricordo di nulla. Tutti mi hanno spiegato quello che avete visto sul video, come è stato coraggioso, bravo Ayrton a scendere, a prendere rischi, perché altre macchine arrivano ancora, e per salvarmi la vita a un momento quando la macchina era messa veramente male. I tubi d'olio, i tubi d'acqua erano staccati e io avevo il piede ancora sull'acceleratore a pieno, cioè il motore era al limitatore, senza più l'acqua. Ovviamente era una bomba potenziale la macchina, e lui subito è venuto a togliere il contattore generale e a tenere la mia testa nell'attesa che arrivasse le soccorsi. Facciamo un applauso da Ayrton. Sono cose belle, no, queste, Siegfried? Il mondo delle corse ci offre anche questi momenti, no? Beh, innanzitutto Ayrton è stato l'unico che si è fermato, l'avete visto, e questa è una cosa tipica. A me è capitato di vedere Andretti fuori pista e per un attimo mi sono spaventato per lui, poi ero in gara, ho detto, beh, io devo fare, c'è qualcun altro che ci pensa. Ayrton lì ha agito d'impulso, ed è stato un gesto di grande generosità che ha fatto solo lui. Quello che... No, assolutamente, ha ragione. Prima prendo tutti gli applausi da prima per Ayrton, perché è lui da applaudire. È vero che quando ho rivisto dopo anni, perché ci ho messo 10 anni prima di poter rivedere queste immagini, è stato incredibile che il mio proprio compagno di squadra non si è fermato, perché non era in gara, eravamo liberi. C'era niente di... Non si rischiava la posizione in griglia, non si rischiava la classificazione, era solo le libere. E uno solo si è fermato, è stato Ayrton. E questa la dice grande sul personaggio, perché al di là di un campione, e quando hai questa attitudine che fa di te un eroe, che è molto più di un campione. Ma secondo te... I piloti perché non si fermano? Dai, ci sarà generosità anche tra i piloti, ce n'è stata, abbiamo tanti esempi, onestamente. Io ricordo in un rally del Portogallo, Pinto, che è in testa e sta vincendo il rally mondiale del Portogallo, vede mentre passa una luce di fianco e riconosce i fanalini posteriori arancioni della Toyota, e la Selica che era uscito Todd con Warmbold e con Anderson. E Pinto si ferma, torna indietro, blocca la macchina ed è primo in gara, li va a tirare fuori perché aveva una forza inumana Pinto, li solleva, poi dice ragazzi però adesso io sarei anche in testa, dovrei andare, li libera, che poteva pigliare fuoco la macchina, riparte, piglia un ritardo al controllo orario e alla prova grandissimo. E lì però il direttore di gara, che era il capo, che era Cesar Torres in Portogallo, fece annullare quella cosa perché considerò il gesto molto buono. Poi Pinto si fermerà e vincerà l'anno dopo. Però uno che è primo in testa a un rally mondiale, che non ha mai vinto un rally mondiale ancora, e percepisce in mezzo, scusatemi che qualcuno ha volto un po' le spalle, scusatemi, e percepisce che ci può essere un pericolo, ma non sa quanto è pericolo. Eppure si ferma, ed era una posizione molto pericolosa invece, e li salva. E di questi episodi, io nel mondo dei rally, che ho frequentato anche molto, ne ricordo molti.
In pista non lo so, però penso che ci saranno. Ce ne sono. A me viene in mente diverse cose, l'episodio che mi ha coinvolto Zolder. Muore un meccanico il venerdì, aveva 17 anni, i box erano troppo stretti, la domenica i meccanici si mettono davanti per ritardare la partenza, per far presente che quel Gran Premio lì era pericoloso, 12 piloti scendono per solidarizzare, altri restano lì perché gli hanno detto se scendi ti licenziamo. Ma mi viene in mente un altro episodio di Ayrton, tu parli di generosità. E quando c'è stato l'incidente di Ratzenberger, Ayrton è andato lì dai commissari, portatemi sul luogo dell'incidente, voglio vedere. La federazione lo ha ammonito, lo ha sgridato. No, no, quindi altro che generosità, volevano dire che non correva, non lo volevano far correre, lui era certo. In pole, non lo volevano far correre perché dice tu pensa a fare il pilota, te fai il pilota. D'altra parte i piloti sono sempre stati una categoria che ognuno pensava per sé e non hanno mai contato molto sulla sicurezza, tranne quei personaggi come Stewart e Lauda che si imponevano. A me è venuto in mente il suo racconto, guarda. E purtroppo l'incidente di Tom Price in Sudafrica, perché lui è rimasto con la botta, rimani col piede giù, è ripieno, e Price prese l'estintore. Spiegatela perché. Sì, prese un estintore in testa perché un commissario attraversò la strada con l'estintore in mano, lui uccise il commissario, l'estintore lo colpì in testa e lui fece tutti i rettilini in pieno andando a prendere il povero Lafitte, e quello fu un incidente comunque terribile. Però lì poi perse anche Price, certo, perse la vita Price. E l'altra cosa che lui dice, non mi ricordo niente fino alla mattina, a me è capitato di avere dei traumi cranici per incidente, tu cominci a ricordarti qualche cosa ma fino a quel punto lì non ci arrivi mai, il tuo cervello ti salva la vita. Mario. Vorrei fare una domanda a Eric, perché parlando anni fa mi disse che poi paradossalmente Ayrton l'ha rivisto soltanto l'ultimo giorno, veramente, sei stato uno, credo l'ultimo a passare sulla scena dell'incidente di Imola, cioè c'è stato un qualcosa del destino che ti ha fatto ricongiungere a lui proprio nell'ultimo momento. Sì, lì entriamo sul... le casualità incredibili che sono state tra il mio incidente dal 28 agosto 92 e il 1 maggio 94. Ho avuto l'incidente, un sinistro pieno, Blanchimont, che è come il sinistro pieno di Tamburello. Entrambi avevamo per la prima volta in carriera il VDC Renault. Sì. Entrambi. E io per casualità di gara, durante il safety car all'inizio della gara di Imola, sono stato tamponato sull'alettone, e quando è stata la ripartenza ho sentito una vibrazione, figurati con quello che è accaduto il giorno prima, mi sono fermato subito per fare un controllo e la Russe mi ha sistemato l'alettone, nel mentre è stato l'incidente. Sono, una volta la macchina riparata mi hanno fatto salire dal box e sono arrivato all'uscita del box e lì c'era la bandiera rossa, giustamente. Nel mentre il team manager, che era Philippe Leloup della Larousse, è andato in direzione gara perché avevamo fatto solo tre giri di gare, all'epoca si poteva anche ripartire sulla griglia di partenza. Dopo diverse trattative, da ricordarsi che i mezzi di comunicazione avevano nessuno paragone con quelli di oggi, non avevamo la televisione nel box per vedere tutto ciò che accadesse sulla pista. E finalmente uno mi fa uscire del box e sono arrivato a Tamburello e ho visto la drammatica situazione, sono sceso dalla macchina e quando mi sono voluto avvicinarmi di Ayrton e della sua macchina, non mi ricordo se tu fossi già lì, l'elicottero era già lì, mi hanno spinto indietro giustamente perché io avevo niente da farmi. È stata devastante per me di vedere morire l'uomo, e che uomo che mi aveva salvato la vita 2 anni fa. Cioè sono delle circostanze che sono terribili, e lo spiegavo per la prima volta poco fa,
a amici che durante una serata in presenza di mia moglie Raffaella, che probabilmente nel 92, quando io ho avuto questo incidente, che è molto simile, cioè l'abbiamo picchiato con la stessa angolazione contro il guardrail, la ruota destra è venuta perché all'epoca avevamo le scocche molto aperte di fianco. Era un periodo che avevamo la, non la certezza, ma si sentavamo al sicuro dentro le macchine, perché la periodo delle scocche in alluminio, dove tutti perdevano le gambe immediatamente dopo un incidente, arrivato le scocche in carbonio e noi avevamo l'impressione di essere in sicurezza. E il mio incidente nel 92 è stata l'evidenza che non eravamo in sicurezza, perché lateralmente avevamo anche le spalle fuori. Quando vedi un Formula 1 di oggi quando hanno le scocche alte, dopo hanno la sciarpa, hanno le Hans e hanno lo halo, cioè, vedi appena lo casco. A nostre epoche si vedeva anche le spalle. Il mio incidente e quello di Ayrton è stato molto simile. Sono stato fortunato che il triangolo è rimasto al posto e solo la ruota mi ha messo KO. Ma se quel giorno io fossi deceduto, non salvato da Ayrton, mi fossi deceduto, sono certo che la FIA avrebbe cambiato il regolamento dopo un'investigazione approfondita su quell'incidente, che non è accaduta perché sono stato salvo. E sono certo che quello incidente, se io fossi deceduto, paradossalmente avrebbe salvato la vita di Ayrton, perché due anni dopo, 100%, il regolamento sarebbe stato cambiato. Bene, prima di entrare sull'acqua, vorrei approfittare della presenza del dottor Gordini, perché quello che pochi hanno saputo, che quando c'è l'incidente di Ayrton, nasce anche una guerra dietro i box. Cioè, tra medici non tutti la pensano allo stesso modo. A Imola c'era già un ospedale fatto apposta lì per le gare, e la prima intenzione di alcuni medici, ma adesso vorrei che ce la raccontasse dal vivo come è andata quella storia, proprio il dottore, qualcuno voleva che si andasse a tutti i costi lì, e lui, e vi spiega adesso perché, fu quello che disse no, bisogna portarlo al maggiore, poi andò su con l'elicottero. Com'è la storia vera, la guerra con Piana, com'è stata? Sì, la storia vera si può raccontare 30 anni dopo, io sono qua un po' per sbaglio, devo dire, sono qua perché conosco Carlo da quando eravamo piccoli, si può dire, perfino fatto il mio allenatore di basket, e sono qua per sbaglio, ma vorrei provare a utilizzare l'opportunità. Poi mi fa piacere che ci sia non solo chi scrive da tempo e chi è stato protagonista. Io mi ricordo il momento in cui tu sei passato e ti hanno fermato, perché eravamo già lì e si era colto che le comunicazioni erano assolutamente carenti. Mi ricordo anche chi è venuto verso di te per fermarti, perché stavamo facendo delle cose, diciamo così. È utile anche che ci sia chi ha fatto il pilota, ma ha fatto anche il docente, se posso dirlo così, e anche a uno sguardo psicologico, no? Anche a me che leggevo, era nota la scuola di Siegfried. E oltre che parlare della guerra e delle scelte, vorrei provare a raccontare questo in un modo, come dire, che sancisca il legame che alcune persone particolari, e tutti siamo qua perché c'è stata una persona particolare, come è stato Ayrton Senna, riescono a ricostruire con la comunità dei cittadini, col popolo, si direbbe oggi, no? Lui era così prima di morire, era così perché se no nessuno di voi, credo, nessuno di noi nemmeno sarebbe qua. E quel particolare legame che si era costruito, anch'io guardavo la televisione, lo vedevo eccetera, io credo, lo dico avendo lavorato 40 e più anni passa nella sanità, anche nella sanità, soprattutto soltanto nella sanità pubblica, sia servito anche allo sviluppo dei sistemi sanitari. Vengo a quello che dicevi tu, Carlo. E a Imola avevamo già fatto servizi per molti anni e c'era chi dirigeva la struttura sanitaria dell'autodromo, Domenico Salcito e Giuseppe Piana. E poi c'era una parte che era, come dire, emigrata dall'ospedale dove faceva il lavoro che facevo io, l'anestesista e reanimatore, e andava a fare assistenza durante le corse.
E c'era un qualcosa che a noi era molto evidente, che così come tutti i giorni noi cercavamo di soccorrere, uso il passato, l'imperfetto, perché era 30 anni fa. Il 118 a Bologna è nata la prima centrale operativa con il numero 118 durante il Mondiale del 90, quindi era poco precedente a questa esperienza. Era nata perché c'erano tutta una serie di persone che sono venute prima di me, che hanno investito tempo, entusiasmo, passione in tutto questo, e mancava ancora quel coordinamento che diceva che, così come il signor Rossi si può impataccare a Bologna, diciamo così, no? Lungo la Via Emilia, che è poco lontana dal Tamburello, così può avvenire a un grande pilota di impataccarsi al Tamburello. Aggiungo che al Tamburello si era già impataccato qualcuno, se ricordo bene, Berger e Alboreto. Dopo vi lascio un flash sulle persone e su Berger. Ed era importante poter mostrare, quella è stata l'occasione nella quale, per una sfortuna clamorosa di qualcuno, di Ayrton Senna, e in qualche modo per una fortuna nostra, di chi lavorava in quel momento, era importante mostrare come hanno da svolgersi i soccorsi davanti a un incidente, che era drammatico, che io credo sia stato l'unico incidente, non solo l'unico che ha avuto un elicottero in pista nella Formula 1, non solo l'unico incidente nel quale il pilota non è andato nell'ospedale del circuito, perché come cittadini normali hanno diritto ad andare nel posto che è disegnato per trattare i pazienti gravi, che sono i cosiddetti trauma center. Io avevo la fortuna di lavorare in quello, avevo allertato quella che era il mio primario in quel momento, erano tutti lì quando è arrivato, ma anche ha fatto vedere come fosse necessario che ci fosse un coordinamento, sapere che sta arrivando com'ha e che non c'entra niente in quel momento, che se necessario avere un coordinamento e anche una capacità di vedere le cose. Noi avevamo capito che Barrichello il primo giorno lo portammo in elicottero al Maggiore, con l'elicottero che era lì, perché Barrichello stava bene, non aveva nessun bisogno di fare delle robe, come diciamo noi, tempo dipendenti, fece l'attacco con calma, rimase lì una notte, stava bene, andò via il giorno dopo. E c'era un elicottero di servizio che non era sanitario, in cui lo portammo e andò all'ospedale Maggiore. Il giorno dopo l'incidente di Ratzenberger fu drammatico, fu portato, perché sembrava meno grave, adesso quello che fosse, dentro l'ospedale circuito, e facemmo atterrare il nostro elicottero, non quello che era destinato, ci sono state anche polemiche sul momento, al servizio sanitario, perché il nostro elicottero, non perché fosse il nostro, era disegnato per fare l'assistenza sanitaria anche in volo, e lo portammo, io ero lì per tutti e tre i giorni, cercando di fare delle manovre, tant'è che poverone arrivò con qualche segno di vita e poi insomma morì, perché era necessario dimostrare, il giorno prima non lo mostrammo quasi a nessuno perché Ratzenberger si colse solo dopo. Ricordo che tornando a casa il pomeriggio da Imola parlai col padre di Ratzenberger per telefono, perché poverone anche lui aveva bisogno di qualche informazione. Il giorno dopo avevamo preallertati, tanto che alcuni l'hanno riportato, credo Franco Nunes, l'avevo sentito recentemente in un'intervista, l'elicottero era già in volo, perché avevamo detto vediamo cosa capita, perché se capita qualcosa, adesso chi si occupa di medicina e di scienza in qualche modo certo non è superstizioso, ma prova a tenere il servizio organizzato in modo tale che, e capitò, perché era il secondo giro, il terzo giro, quando era, per cui l'elicottero era lì, non ci pensammo un attimo, siccome era lì lo facciamo atterrare. E io che ero arrivato sul posto, adesso non voglio farvi un racconto lungo e noioso che non interessa a nessuno, in modo diciamo anomalo, perché avevo saputo da chi era il coordinatore, aveva detto due parole, Senna e Tamburello. Beh, ecco, a Imola sono le parole che più di ogni altra cosa evocano Senna, perché era lui, siamo qua per lui, e Tamburello perché è il punto più pericoloso del circuito, così come era stato pericoloso per altri piloti. Quando arrivai lì ci guardammo un attimo con Watkins, con cui avevamo già definito l'elicottero, lo facemmo venire giù, non avevamo bisogno di dire nient'altro, non chiedemmo a nient'altro, non c'è nessun altro che può dire ho scelto io di, era lì, lo facemmo arrivare giù. E quello che fu evidente a tutti, perché poi avendo rivisto i filmati dopo, fu come dovevano svolgersi i soccorsi, che hanno sempre una fase di, come dire, upgrade. Chi arriva sul posto riesce, non riesce, perché è impensabile riuscire a fare sempre tutto, a fare le cose, c'è qualcun altro che deve essere a un livello di competenza maggiore, che arriva, che supporta, che integra quello che viene fatto, e poi il paziente deve andare. Allora quella era l'immagine, non perché l'abbiamo fatto noi, perché tutti lavorano con questo schema, quella era l'immagine di come un servizio sanitario pubblico, quello era l'elicottero del pubblico, del servizio sanitario pubblico, si era scritto sopra 118, fu un momento di grande pubblicità, ma non per noi, nessuno di noi, per far capire come i sistemi di emergenza devono lavorare,
per il signor Rossi o per Ayrton Senna. In quel caso c'era Ayrton Senna, che veicolò tutto questo all'interno di 300-400 milioni di persone, perché immagino che fossero tanti il commento che lo dovevano. Allora, il senso per cui avevo anche accettato volentieri l'invito di Carlo a essere qua è che ci sono momenti in cui ci sono i singoli, uomini importanti, quelli che la nostra pancia ci fa pensare che siano eroi, piuttosto che rivolgerci a loro così col tifo, con tutto quello che è di irrazionale, secondo me credo che aiutino a rinsaldare il legame con chi oggi, peraltro diciamolo, no? Il servizio sanitario è in grande difficoltà, in tanti dicono aiutiamole, allora servì a mostrare quello che deve essere fatto, al di là delle polemiche o delle guerre, cosa poteva essere fatto. E quello che a me colpì, e guardo Siegfried se posso chiamarti per nome, per il lavoro che hai fatto e per le competenze che hai, fu che quando poi lo portammo in ospedale, poverone, dopo un paio d'ore fu chiaro anche con l'elettroencefalogramma, insomma il suo cervello aveva smesso di esistere, quindi non c'era da far altro che constatare la morte. Poi arrivò Berger, e Berger era stato esattamente nel nostro reparto, 3 anni prima, non mi ricordo quando era stato, nell'89, che era 3 anni prima, quindi lui conosceva anche la logistica di quei reparti chiusi, come ricordava Carlo prima, che noi nel tempo avremmo aperto ai parenti perché possano stare vicino ai loro pazienti, anche se sono, come ricordava Eric prima, senza memoria, senza coscienza, e questo è qualche cosa che peraltro abbiamo sviluppato nel tempo partendo da un'esperienza proprio qui di Torino, di Sergio Livigna a Torino. Lui volle entrare. Io non so quanti piloti siano andati a vedere il loro amico che muore. A me questo ha colpito molto. E non lo so nella psiche, guardo lui perché è psicologo e ha fatto il pilota, quanto questo, perché se evitano di fermarsi, come dicevi tu prima, no? Sono passati davanti a me, anche il mio compagno, non è importante sapere chi fosse, se quindi hanno, come tutti noi abbiamo, un qualche percorso di rimozione della morte, no? Chi di noi ne parla volentieri, chi l'affronta a proposito della legge 217 che è stata poi sviluppata su questo tema, ma adesso non voglio aprire troppe tematiche. Lui ha scelto di venire a vedere, amico credo che fosse, forse amico, molto amico, di venire a vedere quel ragazzo, amico suo, che faceva quel lavoro lì, che ti porta a contatto con la morte, di venire a vederlo morire. Ecco, io penso che fosse un gesto di grande umanità. Questo è un momento. Cosa pensavi quando eri sull'elicottero che portavi Senna all'ospedale? Da medico, oltre che da appassionato chi, di corsa? Chi fa il lavoro come il mio, e siamo in tanti che lo facciamo, poi ho avuto la fortuna di farlo per tanto tempo in una struttura che stava crescendo, quindi c'era anche la motivazione. Quando sei lì non pensi, non hai reazioni, se sei un minimo addestrato o meno, e potremmo parlare del training, delle prove libere, e le prove dovrebbero esistere anche nel nostro settore, no? Si dovrebbe poter fare un qualche cosa che somiglia a una scuola nella quale poi... Vabbè, qui intervengo io, voi non lo sapete, che tra tante cose che lui ha fatto ce n'è una nuova che è molto importante a Bologna, al Maggiore, dove hanno fatto il 118 e tutto il resto che abbiamo detto. Da un po' di tempo stanno facendo un simulatore per allenare i medici all'emergenza degli incidenti stradali o cose che possono capitare, in cui il chirurgo, quello che interviene, deve poter procedere d'urgenza. Fanno un simulatore come si fa per guidare le macchine, perché siano preparati a operare non con le cose stabilite prima, quell'ora c'è questo intervento dobbiamo fare, ma che ti capita lì e può essere nelle situazioni più disparate. È un'altra delle grandi cose che sta, di cui lui a capo, sì, sì, stanno facendo. Ma adesso chiuso la facciamo il complimento. Grazie. Il tema era appunto cosa pensi lì. Lì devi rimuovere, lì pensi soltanto alle cose da fare che non sono particolarmente complesse, si riassumono in, noi normalmente diciamo l'ABC, proprio sono quattro manovre, che però si richiamano a qualche cosa che devi aver fatto tante volte, le prove. Se tu fai Blanchimont 20 volte, forse la 21esima la fai in pieno, no? Se fai 20 volte una certa manovra, forse riesci a farla. Senna era il massimo, non solo per la tipologia di paziente, ma anche per la gravità, anche per le manovre che richiedeva lì, che fossero fatte nei primi minuti, poi ahimè non sono servite perché le lesioni erano troppo gravi. E quindi anche quando sei lì non pensi, quando stacchi e finisci senti il peso.
negli eventi più drammatici, e quello lo era quando hai a che fare con dei bambini, quando hai a che fare con contesti che emotivamente sono coinvolgenti, però stacchi. Durante l'attività stacchi, dopo arriva, come è logico e giusto che sia, il rebound e capisci. Per cui è in questo chi ha studiato psicologia penso che abbia anche una chiave di lettura diversa da quella di noi e di voi. Insomma. Vorrei tornare adesso sul tema per cui siamo venuti qui stasera, che è il tema della pioggia, del fatto che Ayrton sia stato sicuramente un re della pioggia. Non so se è stato il più grande di tutti i tempi, queste classifiche non le so fare, Donnini è più un esperto di queste cose. Sicuramente lui è stato abbastanza inarrivabile sul bagnato. Sì. Quanto per uno che fa questo mestiere come il tuo, potrei dire anche come il mio, ma come il tuo in questo caso qui, quanto il campione sul bagnato eccita l'immaginario collettivo? Io credo che il bagnato stia alle corse in auto come la montagna sta al ciclismo. Cioè, una volta abbiamo fatto un discorso in autostrada, no? E ricorda direttore che dicevamo: se il ciclista vince con 10 minuti di distacco diventa un'impresa eccezionale, epica. Se vince un campione dell'automobilismo con 10 minuti di distacco, diciamo che palle. Cioè, noi abbiamo bisogno non del distacco per entusiasmarci, ma abbiamo bisogno dell'impresa, e l'impresa la fai sul bagnato, perché il bagnato è l'ignoto. E nel momento in cui tutto è fotografabile, c'è la telemetria che ti spiega qualsiasi cosa, prevedono al millimetro, il bagnato è l'ultima X delle corse, l'ultima incognita, e quindi chi riesce a entrare nel bagnato, chi riesce a penetrare questa realtà impenetrabile dando dei distacchi da leggenda, perché oramai siamo sempre sull'ordine dei decimi, gli unici che riescono a aprire magicamente la forbice sono i bagnatisti, quelli che riescono a vincere laddove gli altri alzano il piede. E quindi c'è l'unico aspetto nella Formula 1 cosiddetta post-eroica che torna indietro e ci fa tornare a, insomma, a Ettore Achille, ci fa tornare a Omero, è proprio il bagnato. Si potrebbe però obiettare che non sempre chi è il più bravo sul bagnato è poi il migliore in assoluto. È vero. Perché abbiamo dei casi recenti. Stroll, che è considerato un pilota non di primo, a parte quelli che sono in Formula 1, sono tutti bravissimi, ribadisco questo concetto, non ci confondiamo, tutti bravissimi. Però lui, che non è tra quelli che brilla di più, quando c'è bagnato ha fatto delle imprese. Quindi vuol dire che qualche pilota sul bagnato ha qualche cosa in più che non ha in altre condizioni. Vittorio Brambilla sul bagnato era diciamo il più grande pilota di Formula 1 degli anni 70, peccato che pioveva di rado. In effetti è come dice lei, Dir, cioè indubbiamente questo rapporto del lei così, perché io sono il suo direttore, l'ho assunto io, e lui questa cosa non se la cava mai dalla testa, non ci riesce. Vorrei spiegare il teatrino, che non pensate. No, ma io quando parlo stasera mentre parlo non sono tranquillo, perché ho paura di essere cazziato da un momento all'altro. Queste cose durano una vita. Volevo dire, no, mi permetta, perché sul discorso che ha fatto Eric dell'aiuto dei piloti vorrei un attimo dire la solidarietà, no? Perché non vorrei parlare solo di pioggia, ma un attimo anche di solidarietà, che è un concetto meraviglioso secondo me, e soprattutto abbiamo un testimone vivente che rende molto nobile anche la serata. Cioè, nel 72 Vic Elford a Le Mans vede una macchina che sta prendendo fuoco, lui scende dalla sua e cerca di salvare quell'uomo che sta bruciando. Nella macchina non c'è nessuno, però viene premiato con un premio appunto internazionale, perché non importa se provi a entrare in una macchina vuota che prende fuoco, ciò che conta è il gesto, ed è un grande gesto. Nel 73, l'anno dopo, a Zandvoort, Williamson si ribalta, prende fuoco e soltanto un pilota si ferma, è David Parley. Richiamo l'attenzione su un aspetto affascinante. David Parley era stato un paracadutista, era stato un militare di professione, volontario. Era uno che la morte la conosceva, addirittura la provocava di mestiere,
e cercava anche di evitarla nel contempo, però aveva una concezione nei confronti del collega che è un fratello in missione, e quindi lui è l'unico che si ferma. Il predecessore alle redini di Autosprint, Marcello Sabatini, proprio perché non si era fermato nessuno, e Williamson morirà tra le fiamme, intitolò La Domenica dei Vigliacchi, e l'unico che si era fermato era un paracadutista. Succede l'incidente di Lauda al Nürburgring, e in realtà molti dicono l'ha salvato Merzario, che è vero, però attenzione, Merzario non era da solo, perché insieme a Merzario c'erano Ert, Edwards e Langer. Langer era un Marines che aveva fatto il Vietnam. Quando io ho parlato con Merzario, gli ho detto: perché l'hai salvato? In fondo era quello che ti aveva fregato il posto, ma che bruciasse, no? Chi se ne frega. E Merzario mi dette una risposta molto più seria della domanda idiota che gli avevo fatto. E mi disse: guarda che me l'avevano insegnato sotto il militare, che il compagno che sta male si porta a casa, non si lascia lì. È una cosa meravigliosa, perché ci permette di capire, guardate, 3 gesti su 4 sono fatti da uno che ha avuto a che fare col militare e con la guerra. Allora, o hai il concetto che stai facendo la guerra e il compagno in difficoltà lo porti a casa, oppure lo lasci lì. La cosa bella da Ayrton Senna è quella di uno che fa la guerra contro Prost, fa la guerra contro il mondo, è in guerra politicamente, però riconosce anche lo status di guerra in senso di responsabilità. Cioè lui vede un amico, tra virgolette, che manco conosceva, e sa che è un compagno in missione che va salvato. E io penso che questa sia una chiave bellissima, perché era uno che la guerra la faceva totale. Non era solo quello che cercava di sconfiggere gli altri, ma era quello che portava a casa i compagni. Un grande 10 volte per questo. Veniamo all'acqua e parliamo con due piloti veri. Quanto è difficile, Eric, guidare sotto l'acqua? Quando... Tu hai fatto anche i rally, quindi sì, piove più spesso. Allora, l'acqua in rally è un conto, l'acqua in pista è un altro, penso, perché alla fine la pista devi gestire 12-15 curve dove hai già dei riferimenti sull'asciutto del livello dell'aderenza, ma la tipologia della curva la conosce a memoria. E andare forte sull'acqua è, secondo me, un lungo processo che inizi con karting, che pesa poco, perché il nemico dell'aderenza sulla pioggia è il peso. Quando inizi con karting, che pesa circa 60 kg, un karting, è facilissimo da scoprire le limiti dell'aderenza se tu hai le sensor che sono nelle chiappe, perché sul bagnato ancora più che sull'asciutto la macchina si guida con culo, e si nasce con i sensor. Ovviamente più fai chilometri più riesci a sviluppare questa lo sente, ma per andare fortissimo arriva un altro parametro, che è la temperatura delle gomme, perché sul bagnato fa una grossa differenza se tu riesci a tenere 5 o 10 gradi in più sulle gomme. Cioè tra le curve appena uscite devi ogni tanto esagerare con lo sterzo, con l'acceleratore, per mantenere in temperatura le gomme in modo di essere anche più al tuo agio alla prossima curva. Se a un momento ti scappa la macchina una volta, due volte, rilasci l'acceleratore, va peggio, perché perdi subito la temperatura e ti trovi anche più in difficoltà. Cioè la difficoltà sul bagnato è di avere una fiducia in te stesso che è sempre crescente, fino al momento che sei al limite dell'aderenza e l'hai capito, si vai al di là, sfonde la macchina contro il muro, e tu devi riuscire a mantenere questo livello. E questo è una procedura che durante tutta la tua carriera di pilota si sviluppa. Io ho imparato tantissimo a guidare sul bagnato facendo il cretino l'inverno con delle macchine in montagna sulla neve,
perché la neve è come guidare sul bagnato, con molto meno aderenza, solo che lì non c'è il parametro della temperatura delle gomme, sono i chiodini che ti danno il grip, hai quei chiodini giusti, riesci ad andare forte sulla neve, se non ce le hai, picchia. Ma i riflessi, la guidabilità sull'aderenza limitata, riesce a sviluppare tantissimo sulla neve. Le piloti inglesi, e in questo senso possiamo dire che Ayrton è stato un pilota inglese, perché l'inizio della sua carriera in monoposto l'ha fatto in Inghilterra, e lì c'è un tasso di gare sul bagnato che è spaventoso, perché sappiamo che l'estate in Inghilterra dura un giorno, quest'anno è stato un mercoledì. E allora ovviamente fai tante gare sul bagnato, e allora riesci a essere bravissimo, tutti gli inglesi in generale, e quello che hanno fatto l'inizio della carriera in Inghilterra hanno un passo in più sul bagnato, per quello motivo, perché ovviamente dopo c'è l'esperienza, gare dopo gare, le test, non vai mai a fare 3 test di gare in Inghilterra senza avere almeno, se sei fortunato, un giorno di bagnato. E quello giorno devi imparare a guidare la macchina, a fare un assetto. E c'è anche i piloti, come parlavi di Stroll, che hanno questa abilità a guidare velocissimo sul bagnato, perché non è tanto l'assetto ma la fiducia, e sono limitato sull'abilità di fare l'assetto sull'asciutto, e appena la pista è asciutta le vedi un po' meno performante. E lo metto più sul conto della non abilità a essere bravo a fare l'assetto asciutto, che è su un miracolo sul bagnato. Siegfried, tu da pilota che hai corso col bagnato, e come l'hai fatto, quanta roba della tua esperienza di corse sul bagnato ti è servita per fare la scuola guida sicura per la gente che deve andare sul bagnato per strada tutti i giorni? Ti è servito qualcosa, o è invece solo tecnica che tu insegni? No, non mi è servito a niente, ma io sul bagnato volevo partire da quello che hai detto tu prima. Quando tu gli hai fatto la domanda, ma in quel momento come ti sei sentito? Lui in quel momento aveva una persona che stava morendo, e in quel momento, se vuoi far bene il tuo lavoro, e a me è venuto in mente la stessa cosa del pilota, in quel momento se vuoi far bene il tuo lavoro, tiri una barriera, lo chiamiamo distacco emotivo da quello che sta succedendo, per dare una prestazione professionale. Quando mi chiedono, ma da pilota avevi paura? Credo che sia molto simile un professionista della medicina e un professionista della strada. Ma sul bagnato a me viene in mente una cosa, che sapete che si racconta che ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che deve correre. E io quando mi svegliavo tiravo su la saracinesca, la tapparella a quei tempi, e se pioveva sapevo che dovevo correre sul bagnato. E i piloti hanno paura del bagnato, tutti. Perché? Perché sul bagnato è un attimo fare un errore e rovinare tutto. Poi sul bagnato vai piano, entri in pista, in curva sei fermo, nelle staccate freni molto prima, poi piano piano, poi ti accorgi che anche gli altri vanno piano, e questo ti rassicura. A me viene in mente una cosa del tuo libro che mi ha colpito, quando leggevo di, e questa è la differenza per me, tra un campione che anche da piccolino ha una strada tracciata e uno che sa guidare, come me, ma non ha nessuna strada tracciata. Difatti io facevo lo psicologo. A Ayrton, a una delle prime gare che in Brasile ha piovuto, ha preso una gran paga e lo prendevano un po' in giro gli altri, perché lui aveva a casa una pista personale. E allora lui subito ha detto, prendo la paga sul bagnato, ha detto, papà, mettimi un impianto di irrigazione. E si è messo a girare sul bagnato finché non ha capito. A me vengono in mente 2 stupidate di questo pilota qui. La prima gara di campionato europeo, era andato bene, mi presento in finale, diluviava, arriva uno spilungone di svedese, perché gli svedesi erano alti, e mi guarda il go-kart e mi dice, ma perché hai messo le gomme da asciutto? E io gli dico, perché io non ho le gomme da bagnato, eravamo al campionato europeo. Quindi la mia testa era solo quella di salire sul go-kart ed andare forte. Ma un'altra stupidata sul bagnato, siamo a Monte Carlo, Formula 3, 78, c'è Prost, Piquet, De Angelis,
tanti piloti che sono arrivati in Formula 1. Io ero un novellino il primo anno di Formula 3, poi in Monte Carlo non l'ho mai vista neanche in fotografia. Comincio a girare, era bagnato. A me il bagnato, devo dire, non è che mi è sempre piaciuto, però mi piaceva quando vedevo che col bagnato gli altri andavano più piano, solo per quello mi piaceva, no? Perché lì fai un errore e butti via una giornata il lavoro dei meccanici. Allora salivo, dopo la curva di Saint-Devot, c'è quella salita, che ha visto il film di Ayrton poco fa, la rivista, e in quella salita avevano messo un tabellone luminoso gigantesco, come quello dei supermercati, e io guardavo, e la prima, ogni volta che passavo, e vedevo che c'era uno che dava 2 secondi a tutti. Porca miseria, io non è che andavo forte, andavo come riuscivo ad andare, però 2 secondi sul bagnato, cioè smetto di correre io. Cosa faccio? Mi impegno un po' di più, comincio a tirare, vedo che i tempi scendono, la pista cominciava a migliorare, ma ce n'è sempre uno che dà 2 secondi a tutti. La faccio breve, tiro come un porco, alla fine quello lì è sempre là davanti, giusto numero 53. Arrivo ai box e il mio meccanico si china su di me, dice: come va la macchina? E io ero talmente arrabbiato che gli dico: ma chi è col 53? Lui mi guarda e mi fa: 53 sei tu. Cioè, la stupidità, io ero a Monte Carlo, non sapevo neanche che numero aveva la macchina. Ecco, la stupidità non aiuta a fare carriera. Magari sul bagnato sei bravo, però resti sempre un po' stupido. Voi dovete sapere che Siegfried, oltre a essere un pilota di Formula 1, oltre è stato un pilota, ha fatto la scuola guida, è stato anche uno scrittore e ha scritto dei libri molto belli. Io di un suo libro ve la giro, perché è una cosa che ho in mente da sempre, che mi è sempre piaciuta, è una scuola di vita per me straordinaria, e dice, mi insegnava sul suo libro Guidare nella nebbia, e dice questa frase qui bellissima: quando tu vai nella nebbia e vedi che hai un camion che ti sta attaccato dietro, fallo passare, perché se capita l'incidente tu ti fermi, ma lui no. È vero? È fisica, semplicemente. È bellissima quella cosa che ricordo. Con la pioggia, io ricordo, avete presente Monza? A un certo punto, dopo il serraglio, se avete visto il Gran Premio, si va giù e si passa nel sottopasso. Una gara in Formula 3 a Monza, io ero secondo, non vedevo niente, un altro problema della pioggia che non vedi. Allora cosa faccio? Dico: osta, c'è il serraglio, lo prendiamo sto tunnel. Allora guardavo a sinistra e a destra, c'avevo l'erba di qua e di là, dico: se sto in mezzo il tunnel lo centro. Ecco, è un'altra cosa che non vedi coi Formula, quindi il non vedere, arrivi a una staccata e sbatti contro una macchina ferma, perché quello ha frenato 10 metri prima di te. E la pioggia è difficile. Non ci sono piloti che amano la pioggia, però ci sono piloti che vanno meglio di altri. Guardate che Senna, io lo scrivo anche nel pezzo, credo, sul catalogo che voi avete su questo qui, disse una volta proprio questo, dice: tutti credono che io, siccome sulla vinco col bagnato, tutti credono che io ami la pioggia, ma non è vero. Io l'unico anno, me lo disse poi dopo, è durato poco dopo, che ho sperato nella pioggia quando correvo col Ford, che avevo la macchina con troppi cavalli in meno, ma se no la pioggia io vado bene, ma non mi piace, perché io sono convinto, e lui era convinto, di essere il numero uno, e quindi io gli altri li posso battere in tutte le condizioni, ma nelle altre condizioni sappiamo tutti com'è. Sul bagnato l'errore può capitare. Io ho vinto la prima gara e mi disse che è stato Estoril sul bagnato. Allora la televisione non faceva vedere tutto come adesso, ma nessuno si è accorto che io una volta sono uscito, ho fatto un giro nell'erba tutto, poi dopo ho vinto. Io li potevo finire, non vincerlo quel Gran Premio, però tutti hanno visto che ho vinto il mio Gran Premio e dicono: ecco il re del bagnato. Ma io avevo fatto un errore clamoroso che non si è visto, ma io gli ho avuto paura veramente. Non ci si può fidare ciecamente, anche se sei bravissimo a controllare e a fare tutto. Come, questa è una certezza, non si fa mai una gara sul bagnato senza spaventarsi 2 o 3 volte, ma questo è il fusibile che ti dice: oh, lì forse sono raggiunto il limite della macchina. Ma abbiamo toccato il punto della pericolosità. È vero che allora
e un conto fare le qualifiche quando hai la pista da solo, fai un bel giro sul bagnato, riesci a fare il giro quasi perfetto dove sei alla limite dappertutto, ma hai la visibilità. Un altro conto è partire a metà griglia e avere assolutamente nessuna visibilità. Mi ricordo di un gran premio a Spa, sulla pioggia, che nella rettilinea avevo come la nebbia e guardavo la tribuna e il cartello Marlboro, perché sapevo che al cartello Marlboro dovevo iniziare a frenare. Ma per 15 secondi ero a pieno nella nebbia, che era non la nebbia ma che era l'acqua delle macchine che mi precedevano, senza avere nessuna visibilità. E lì ovviamente sì, ti dice che il rischio, la pericolosità di fare una gara sul bagnato è 10 volte quella di farla sull'asciutto. Volevo proprio sottolineare sul discorso della pericolosità, no? Uno dei, proprio hai detto Spa continua a rimbalzarci in testa, perché poi è il circuito più bello ma è anche quello più spietato in Formula 1, è quello che mette un po' più paura. Se voi fate caso, io penso che molti di voi sicuramente conoscono Spa 98, che è il gran premio in cui Schumacher si arrabbia con Coulthard, no? Nel suo svolgimento, ha ragione peraltro. E, bene, detto ciò, io ricordo una cosa in redazione, che ci fu un mio collega che disse: ma no, aveva torto Schumacher, e lei disse: va bene a casa, sta domenica che facciamo a meno di te, grazie, ciao, ci rivediamo lunedì. No, perché adesso è tutto simpatico, ma e lo è, però insomma, e va bene. Detto ciò, Spa, torniamo a Spa. L'incidente più incredibile nella storia delle corse bagnate, di tutta la storia dell'automobilismo, è Riccardo Rosset a Spa 1998, groviglio al via, ci sono 15 macchine aggrovigliate, 15 Formula 1, Rosset è ultimo. Io ho pensato, cavolo, oggi vince Rosset, perché lui era ultimo, era l'unico che ancora non aveva sbattuto. Lui punta al gruppo e si spatacca in mezzo. Io, come dei commissari che continuano per tutta la vita a cercare di risolvere un caso che non sono riusciti a risolvere, anche da in pensione, da privati, poi vanno dietro a cercare di capire. Due anni fa, una sera, parlo con un ingegnere di Formula 1, non dico il nome, però mi fa: no, perché io nel 98 io ero lì con Riccardo Rosso, e dico: fermo. Dico: mi spieghi perché sul bagnato Rosset al via del Gran Premio del Belgio si spataccò quando era l'unico? E lui mi disse: ma devo proprio dirtelo? Dico: beh sì, cioè, perché è un segreto che nessuno ha mai capito. Perché? E lui mi fa: per un motivo molto semplice, perché Rosset si cagava addosso sul bagnato e temeva Spa sul bagnato. Quando ha visto che c'era l'incidente, la prima cosa che ha fatto, si è buttato nel gruppo, ha spaccato la macchina e non è stato ammesso al secondo via, era entusiasta quando è arrivato in corsa. Questo è correre sul bagnato. Prendo spunto per dirvi una cosa, che poi i piloti me la devono confermare, perché questa è la mia convinzione, ma loro ve lo possono dire con cognizione di causa. Nel bagnato si aggiunge all'abilità, al coraggio, a tutte queste cose, un tema importantissimo: il pilota deve avere fiducia di quello davanti, perché lui non vede e deve pensare che lui si fermi quando è il momento giusto, e lui si ferma quando è il momento giusto. Il caso di Coulthard, io ne parlai con Schumacher, mi ricordo allora la questione, dice: io seguivo Coulthard e lui non può frenare quando non c'è motivo di frenare, perché se frena quando io non posso stare alla distanza di pensare che lui, perché ricordo che allora il direttore della Gazzetta scrisse quella famosa storia che anche mia nonna avrebbe fatto, perché se lui sta a distanza non tampona cosa, non si può fare, lì vai e tu pensi la frenata è là in fondo e lui frenerà là e io freno, e invece Coulthard frenò prima e lui non poteva fare niente. E credo che ci voglia anche la fiducia di quello che hai davanti, che non faccia manovre, perché già tu non vedi e magari vedi un fanalino appena. Fiducia, io non capisco cosa vuol dire sta parola. Quello va e tu vai dietro, è finita lì. A me è capitato proprio a Monza al primo giro, arrivi alla staccata, tu non vedi niente, quindi
vedi una nuvola d'acqua. Ad un certo punto, quando si arriva alla staccata, incredibile, la nuvola d'acqua scende e vedi una macchina, ma era troppo tardi, l'ho preso in pieno, no? Il giro dopo seguo la nuvola e mi sposto a sinistra, freno più tardi, freno dove avrei frenato e vedo che l'altra macchina l'ho passata. Ero tutto contento, vado in testa, poi il motore si rompe, nel tamponarlo avevo rotto. Quindi no, non è fiducia, siete dei piloti, quando sei lì cosa fai? Tieni la distanza, ragioni, cerchi di seguirlo perché tu più o meno sai dove frenerà lui. È chiaro che lui può frenare un po' prima, un po' dopo, ma non frenerà mai dove frenò Coulthard, perché allora sei un criminale. Difatti Schumacher lo voleva ammazzare, perché ti fai male lì, eh? Quella fu una cosa, poi adesso non ricordo quell'episodio di cacciar via un collega, ma però non me lo ricordo, perché non ricordo niente. Sì, l'hai rimosso. L'ho rimosso come tanti altri. Il collega mi disse, ma che faccio, torno lunedì? Dico, torna. Vabbè, storia così. Beh, per voi chi è stato il più bravo sotto il bagnato, quelli che avete conosciuto direttamente? Prima rispondono loro per certo, insomma, certo. Prego. No, ma credo che la gara la più memorabile è Donington, perché Ayrton è stato... Mi sono riguardato su YouTube questo Gran Premio, credo un anno o due anni fa, sia per rivedere la bravura di Ayrton e di accorgermi che una gara come questa oggi ci sarebbe stato almeno 6 safety car, non ce n'è stato uno. Guardi la gara su YouTube, vedi una macchina parcheggiata da qui con la bandiera gialla attaccata alla gomme, un'altra di là, un trattorino che si sposta e noi andavamo a manetta, manetta, manetta. È vero che non è riproduttibile il scenario di questa gara, perché... Tu eri lì, sì, 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 io stavo lì. Era così brutto la condizione. Sì, la condizione è vero che era brutto. E lui che si è fermato di meno, e credo che Prost che si è fermato di più. 8 volte. Otto. E lui una volta, due, una o due, è stato bravissimo da controllare. Ma è vero che questo è stato... Majestic, come ha gestito quella gara, tanto di capello. Oggi non è più fattibile, perché non ti lascerebbe in pista per 300 km senza interruzione, cioè, almeno 5 volte. Tu hai fatto una gara straordinaria in Giappone sotto il bagnato, no? Sì, era ancora peggio quell'anno lì in Giappone, forse. Ma, allora sì, l'ultimo Gran Premio che ho fatto è stato nel 94 a Suzuka, ho fatto settimo sotto una pioggia strepitosa con la Larus, che all'epoca guidavo una macchina, una Formula 1 storica, ma non lo sapevo, non si chiamava così, ma di fatto era così, era fattuale, gli altri avevano tutto il cambio automatico, già l'antipatinamento, la sospensione attiva. E io avevo ancora le tre pedali, il cambio marce, niente antipatinamento, niente ABS, e si chiamava Formula 1 lo stesso, e soprattutto lì i primi 6 facevano punti, eravamo 35, oggi sono 20 e 50% dei partecipanti sono sicuri di andare a punti. Torniamo su Suzuka, ha fatto settimo sotto la pioggia, e è stato il mio ultimo Gran Premio, è lì che ho incontrato gente all'epoca della Toyota che mi hanno permesso di andare in GT l'anno dopo, quando la Russia ha fallito e non si è ripresentato al campionato 95. Ma sì, mi piaceva Suzuka, era una, sai, è molto legato al momento, come li ricordi delle tue gare sul bagnato, hai avuto una macchina che funzionava abbastanza bene. Mi ricordo nel 91, il primo anno di Formula 1, ho fatto terzo tempo al warm-up sotto il bagnato a Barcellona, che era la prima volta che si faceva il Gran Premio di Spagna a Barcellona. E qui sono dei ricordi fantastici, perché al momento sai che è una macchina che è meno performante e riesce a fare un po' la differenza e metterti in evidenza, e quando sei un giovane pilota è importante di cogliere l'occasione su queste circostanze particolari a essere un po' più performante. È vero che quando è morta Ayrton tu volevi smettere di correre?
Sì, girava questa voce. Sì, perché ho visto la prima volta Ayrton con la Tolman nel 94 da spettatore a Monte Carlo. Nell'84, pardon. All'epoca non sapevo ancora che avrei fatto il pilota. E finalmente l'anno dopo ho vinto il Volant Elf al Circuit Paul Ricard, ho iniziato una carriera e a 28 anni sono arrivato in Formula 1. E nel 94, cioè 10 anni dopo aver vinto Ayrton da spettatore, neanche dei gradini, che non avevo i soldi per pagare il ticket, stavo sul Rocher a Monte Carlo per vedere da lontano la gara con un diluvio universale. E 94, ovviamente, questo maledetto weekend di Imola, già penso che Barrichello è stato un miracolato, perché l'incidente era molto impressionante dopo Roland e dopo Ayrton. Per la prima volta nella mia carriera sportiva ho visto la morte di vicino, e per la prima volta mi sono accorto che facevo un sport che poteva uccidere. Non avevo questa percezione prima di quello weekend, e ovviamente ero devastato e sono tornato a piedi al stand, ho salutato il team, sono andato direttamente all'aeroporto e avevo deciso a quel momento che per me il motorsport era finito. E è stato Patrick Tambay, René Arnoux, diversi piloti, anche Gérard Larousse di America, forse hai ragione, ma prima di prendere quella decisione devi tornare in macchina, fare un test e dopo deciderà. E alla fine mi sono detto probabilmente che Ayrton non avrebbe voluto che io mi fermasse per motivo suoi, e allora ho deciso di finire la stagione 94. E corso dopo, vincendo ancora tanto dopo. Sì, ma dopo per me è stata una resurrezione di smettere la Formula 1, di andare in Giappone. Avevo bisogno di fare una rottura con il motorsport, col monoposto. Alla fine la Formula 1, non sono mai più salito su monoposta dopo il 94. Ho fatto altri 11 anni di carriera in Giappone con GT e con le 24 ore del Le Mans, di nuovo trovando la strada della vittoria, del titoli con Nissan soprattutto. E per me è stata una terra di risurrezione andare in Giappone. Ma hai ragione che al momento lì non sapevo il motorsport, ma almeno la Formula 1 avevo deciso soprattutto che io prendevo tanti rischi per provare di far punti con una macchina storica, come dicevo prima, e mi sono accorto che non, il gioco non ne valeva la candela e che era meglio. Scusa, fermare. Parlo col dottore un momento, non ti mente adesso, perché lui ha ricordato anche Barrichello così. Voi che eravate lì con la responsabilità dei medici, voi da medici vi rendete conto di quanto è il rischio che corrono sti piloti, o vi abituate come tutti noi a vederli girare e cosa? Lì che clima c'era tra di voi medici prima dell'incidente di Ayrton anche già? Ma sì, credo che sia un po' come veniva detto adesso, lì fai un po' lo spettatore, fai un po' il tifoso finché non ti rapporti con qualcosa di vero, serio, drammatico, capisci che quello è un mondo a parte, insomma è un mondo in cui, lo dico non avendo mai frequentato, tranne che da spettatore, il mondo delle corse, capisci che ci sono delle variabili, dei valori, adesso non voglio farla lunga, non ho gli strumenti per farlo, guardo ancora lo psicologo, ci sono dei motivi che portano voi a star seduti lì e a guardare la televisione, a guardare Ayrton, e quelli invece, però siete voi che fate quel mestiere lì o che l'avete fatto. Quando pensi alle conseguenze, o quando magari devi mettere le mani, la zucca, il cervello e tutto sulle conseguenze, capisci che ci sono delle variabili diverse. Aggiungo però che secondo me rendono consapevoli, io penso che questo loro lo possano, lo debbano essere, maestri nel tema della sicurezza. Perché così come loro sono attenti a tutte le piccole variabili che possono incidere sul tolgo un decimo, ma arrivo anche a fine giro, no? Per cui non sbatto, eccetera. Questo è un qualche cosa che tutti noi dovremmo portare a casa nel tema della sicurezza. Questo è un paese che le cinture di sicurezza nei posti posteriori non le ha ancora adottate.
però nessuno di loro scenderebbe in pista senza le cinture di sicurezza. Guardate, recentemente ci sono stati 2 incidenti con 2 morti, non mi ricordo in quale posto, sono morti 2 ragazzi che erano sulle sedili posteriori. Se adesso volessi fare un test, vi chiederei quanti di voi allacciano le cinture quando seduti di dietro. Ma facciamo che usciamo da qua senza dircelo, così però chi non se le allaccia magari si porta a casa il messaggino. E un'altra curiosità, scusa, tu vieni al posto mio, ma a voi chiedo una cosa. Nella mia corta e imparagonabile carriera sportiva vostra, ma nei rally, che ho fatto comunque 10 anni e buone cose, io ho avuto delle volte dei momenti che mi dicevo: ma perché io stamattina o stasera, perché i rally erano più spesso di sera, invece che venire qui non andavo a mangiare una pizza? Mi ricordo una volta che a Rally delle Palme, ma era l'ultima prova, in Langana, a scendere una nebbia che non so, io chiamai la direzione gara, ero il primo a partire ed ero in testa con la Porsche e non vedevo 100 metri, ma anche meno, la prima curva del Langana, che sapevo a memoria com'era, ma non la vedevo, e ho detto: ma qui non posso andare giù. E Rava, che era il direttore del Sanremo, mi disse: no, no, parti e vai. Era il Rally delle Palme, non era il Mondiale Sanremo, ma era le stesse strade. E io ho avuto 2 o 3 volte che dicevo: ma io non si stavo al caldo invece che venire. Infatti, fatto il giornalista. Infatti, ecco, a voi è mai successo? A voi è mai successo? Questo che vi chiedo. Io forse sono di una generazione molto prima di lui, e quindi la mia prima gara in go-kart, la settimana prima era morto Lorenzo Bandini, era il 67, nel 68 è morto Jim Clark, quindi io, da appassionato che comunque avevo il mio go-kartino, vedevo i miei piloti preferiti morire, quindi la morte a quel tempo nella Formula 1 era un po'... era una cosa che succedeva con una certa frequenza. Poi abbiamo visto a Spa, per parlare di Spa, un pilota vincere un gran premio dietro una safety car ultimamente, e quindi la Formula 1 è cambiata tantissimo. Ma per tornare un po' sulla la pioggia, mi è venuta in mente una cosa, che il mio primo gran premio, domenica mattina, sono lì che giro Formula 1 con le gomme da bagnato, e a un certo punto rientro ai box per fare i soliti controlli e sento: miglior tempo Siegfried Storr. Dico: ma porca miseria, ma dove sono gli altri? Dopo 3 secondi sento: Rosberg ha tirato giù 3 secondi dal tempo di... E via di questo passo. Questo vi dà l'idea di quanto il bagnato sia una cosa da approcciare in modo progressivo, capire il limite, il famoso sovrasterzo di potenza. Tu hai citato prima la scuola, la macchina a contrazione posteriore, perché insegna di più per quello? Perché il sincronismo gas-sterzo è quello che ti insegna a non accelerare troppo, a non far partire il posteriore. Quindi, quando prima mi chiedevi i piloti dal bagnato, a me è venuto in mente Ronnie Peterson, ma forse solo perché è morto nel 78 e io una settimana dopo ero lì in pole position col Formula 3 e avevo chiesto un minuto di silenzio al direttore di gara. E quindi sì, lo speaker... Alla partenza dico: ma il minuto di silenzio? Viene da me il direttore: Storr, non si parla di corda in casa dell'impiccato. Ecco, quindi io volevo ricordare Ronnie, che era un pilota che stimavo, che avevo visto e che era morto lì 500 metri prima. A Monza non volevano. Ecco, questa contraddizione tra i piloti che rischiano la pelle e il potere sportivo io l'ho sempre sentita. E a Ayrton, nell'intervista che ho visto di sotto al museo, quando a Monaco hanno fermato la gara, c'era Jackie Hicks, per far vincere Prost, Ayrton ha detto una frase, ha detto: la politica, quando io sono un pilota giovane, ho contro la politica, ho contro gli interessi dello sport. Lo sport dovrebbe essere che vince il migliore, ma purtroppo non sempre è così. E tu, Enrico, hai avuto una volta che hai avuto... No, ci stavo riflettendo quando parlavi. No, non mi è capitato, ma penso che nel rally più facilmente potrebbe accadere, perché la nebbia, secondo me, è qualcosa di molto più difficile da gestire che la pioggia, perché la pioggia
per noi in pista. È vero che, come ti dicevo, ci sono dei escamotage. Se tu non hai le visibilità, sai più o meno che per 10 secondi sei in pieno, hai ancora delle cartelle o delle alberi che ti sono familiari e riesci a trovare un escamotage alla mancanza di visibilità. Quando sei in rally, che hai la nebbia, di fatto la strada è anche bagnata, lì è molto più difficile perché ti devi fidare da quello che è seduto vicino di te, che ti dice vai in pieno, vai in pieno, certo, vai in pieno, vai tu in pieno quando non hai un muro bianco davanti a te. E credo che lì diventa, probabilmente che ho fatto poco rally, come lo dicevi prima, 32 rally. E, campione italiano, campione europeo. Appunto, ma sono rally che non sono rally invernali, iniziano ad aprile a fine ottobre, sono il campionato finito. Non è accaduto che ho dovuto fare un rally con delle condizioni così tremende che lì probabilmente avrei avuto un spavento al di là della pioggia. No, pensavo che la domanda che si era posto drammaticamente lei, che cavolo ci sto a fare in un posto come questo, e poi la stessa domanda che si è posto uno dei più grandi campioni della storia un giorno che pioveva in quello che è il più famoso ritiro di tutta la storia della Formula 1, cioè il Gran Premio del Giappone del 76. Cioè, voglio dire, la sua domanda non è una domanda peregrina, in realtà è la domanda delle 100 pistole, cioè la domanda più drammatica che un pilota si è mai posto, e qualcuno ha risposto dicendo no, non devo assolutamente starci in un giorno come questo, e si ritira. Cioè il gran premio più importante nella storia delle corse, quello sul quale hanno fatto un film Le Major, quello che è piaciuto di più a tutti, a donne, uomini, bambini, e che ricordiamo più di tutti come epico, è un gran premio bagnato, non è asciutto, è il Gran Premio del Giappone. Io ricordo di aver parlato con Mario Andretti, che è incavolato di quella gara, perché mi ha detto ho vinto una gara talmente epica che si ricordano tutti di Lauda, si ricordano che l'ha persa, di Hunt che ha vinto il titolo, nessuno fuma me che ho vinto la gara. Ha detto e guardate che è una gara importante, no? Lui ci terrebbe a essere risarcito, perché lui dice io sono americano, sono italiano di nome, di cultura, di cuore, però sono uno tecnicamente americano, cioè ho corso laddove sul bagnato non si corre, perché stiamo parlando di una cosa che in America non te la fanno fare, cioè come l'evasione fiscale, là no, non si fa. Detto questo, sì, qualcuno ha detto che cavolo ci sto a fare in un posto come questo, e quindi parliamo di una cosa, il bagnato è una cosa sicuramente che si può imparare, si può insegnare, è una cosa che fa la differenza, ma è una cosa che ha anche il gusto del proibito, e non solo perché in America non si può fare, perché in Formula 1, dopo, se no ho paura che stasera ne manca un pezzo, no? Diciamo l'ultima parte della puntata, in Formula 1 il bagnato è diventato politically correct. Dopo la morte di Jules Bianchi, dopo il Gran Premio del Giappone 2014, purtroppo Bianchi è venuto a mancare l'anno dopo, quindi quasi un anno dopo di agonia evidentemente, comunque quella gara terribile era una gara bagnata, e da allora, essendoci stata una causa terribile, oltretutto giuridica, con un risarcimento in ballo stellare, problemi assicurativi e tutto quello che ne ha comportato, da lì in poi ai padroni della Formula 1 è venuto il braccino corto tutte le volte che piove, non dimentichiamocelo. Volevo anche aggiungere a torto, perché, e qui do un parere del tutto personale, però quell'episodio è stato vissuto male proprio a Suzuka, perché si è detto è entrato un trattore, una ruspa, praticamente un Manitou in pista mentre giravano, una cosa vergognosa, una cosa omicida. Non è così, cioè c'è stata una certa retorica, perché c'era una doppia bandiera gialla. La doppia bandiera gialla significa devi essere pronto in qualsiasi momento a fermarti e ad andare piano. Purtroppo Jules Bianchi, che ha avuto l'incidente, quando è uscito a 164 all'ora da telemetria, cioè non è che forse avere un atteggiamento più analitico e più colto
porterebbe a far capire che non è che il bagnato è pericoloso, il pericolo lo facciamo con un certo tipo di atteggiamento mentre corriamo, con tutto il rispetto e tutto l'amore per la persona che ci ha lasciato, ma da allora il bagnato in Formula 1 non si fa più, cioè ti fermano, non parti, parti con la safety, ti fermano con la safety, spezzano la gara. Una gara come Donington, ha detto bene Eric, sarebbe stata spezzata, cioè quest'anno a Le Mans io sono stato 7 ore la notte con la safety car perché pioveva, quindi stiamo parlando di brividi antichi che mai più riproveremo, quindi il bagnato e le imprese di Ayrton sono come quelle di Ettore Achille. Se, secondo me è divertentissima questa serata con tutti, però credo che siamo alla fine, perché non so cosa che ora avete intenzione di andare via, no? Noi non abbiamo problemi, ma è passato un'ora e mezza quasi, quindi è volata. Non servite la colazione qui? Non so com'è il programma, i miei capi qui cosa mi dicono. Sì, vuol fare una domanda? La faccia, finalmente. Intanto ringrazio i relatori per le loro testimonianze e per noi appassionati di Ayrton, diciamo che ci aiuta a sentirlo ancora più vicino. Io sono un grande tifoso, sono stato sulla sua tomba a Morumbì, ho seguito le sue imprese e avevo una curiosità per il dottor Gordini. Diciamo, tutti sappiamo che la causa, diciamo, di uscita di pista di Ayrton è stata la rottura del piattone dello sterzo. Per quanto riguarda invece la causa della morte, io ho sentito ho seguito un video su YouTube di un suo collega, se non mi sbaglio, il dottor Ramsey, che anche lui era presente nel rianimatore al momento dell'incidente. E lui diceva che diciamo, la causa della morte di Ayrton non è il braccetto della sospensione che si sarebbe infilato, che l'ha ferito, ma la rottura della base cranica, come diciamo la stessa causa che ha provocato la morte di Ratzenberger il giorno prima. Volevo capire se effettivamente fosse stata questa la causa, cioè non come spesso si legge questo braccetto che gli ha perforato il cervello, ma la decelerazione della velocità che ha dovuto subire e che magari con un ANS che poi è stato inserito dopo, appunto il fatto di avere legato il casco, si sarebbe potuto salvare banalmente. Sì, credo che sia giusto. Diciamo che ci sono più concause. La velocità, al di là della mancanza di alcuni strumenti di protezione, appunto, che sono nati dopo, e diciamo la lesione al collo, adesso la dico così, alle vertebre, ha comportato una gravissima emorragia che era quella che lui aveva già sul posto, che era stata vista da chi gli ha tolto il casco addirittura da prima, quindi lui ha avuto una gigantesca emorragia legata alla frattura dei vasi che passano all'interno del collo, carotide o vertebrale, adesso poco importa, e questo ha generato tutta una serie di, come dire, aggravamenti che poi hanno fatto sì che anche una lesione che sarebbe stata gravissima ma non mortale, era come una ferita penetrante poco sopra l'occhio per intenderci, generasse poi il fatto che quel cervello che già aveva avuto il danno diretto, il fatto che aveva passato una certa fase senza sufficiente sangue perché ne aveva perso tanto, il fatto che poi aveva avuto sia un cervello che ha smesso di funzionare perché il suo cuore batteva e il suo circolo è ritornato a posto, poi non sarebbe mai sopravvissuto per quelle lesioni lì cerebrali, tanto che il suo cervello faceva il segnale elettrico zero e quindi il suo cervello era morto. E da lì, sull'elicottero? No, dopo, quando si è arrivati sull'elicottero, aveva ripreso un circolo, aveva avuto un rapido arresto cardiaco, era ripartito, quando si è arrivati in pronto soccorso ha proseguito, tutte cose già note, non sto svelando niente di, è arrivato a fare l'attacco, si è visto la drammatica somma di lesioni che non erano solo quelle del braccetto e della sospensione, si è capito che quel cervello lì non avrebbe potuto, tant'è che la documentazione elettrica diceva che quel cervello già non funzionava più, era stato senza sangue e si era gonfiato, come succede in tutti i traumi cranici, per cui il sangue arrivava di meno, il cervello si era gonfiato e l'attività elettrica si era cessata. Ecco. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, qualcosa? Penso che questo... Io voglio proprio togliendo tutto ciò che si è detto,
aspetta il microfono. La sentiamo. Qui. Si è parlato di solidarietà dei guerrieri, dello spirito cameratistico, eccetera. Io sempre in testa. Il Fittipaldi che fa il giro al contrario, lo Schumacher che gli fa la prova dei freni in faccia, pardon, il Coulthard che frena in faccia a Schumacher e Jackie Hicks che credo abbia ancora sulla coscienza il bailoff del proprio Aspa. Come un pilota può superare il trauma di aver cagionato come minimo ferite, se non peggio, a un altro pilota? Quando hai parlato di X mi è venuto subito in mente l'incidente di Bellof, che io me lo sono riguardato tante volte, e lui andava forte, X era un po' più anzianotto, gli dava un gran fastidio, quelle dinamiche lì, come lo può superare non te lo so dire. A me veniva in mente, sentendo parlare della morte di Ayrton, che nell'82, sempre per il distacco credo delle vertebre, il volo di Gilles e poi il tamponamento di Riccardo Paletti, al quale è stato l'unico pilota del quale sono andato al funerale mischiato tra la folla. E mi ricordo che io nell'82 non correvo più, forse potevo fare una gara in Formula 2, feci questo ragionamento: 2 morti su 30 piloti, 1 su 15. E ho detto, statisticamente la Formula 1 è ancora pericolosa, ma era un discorso statistico, non c'erano altre considerazioni, solo così. E quando sei lì ti capita di fare una ruotata, un pilota, fare una manovra al limite, non pensi mai che si possa fare male, perché sarebbe come pensare che ti puoi fare male anche te. Tu sei immortale, lui è immortale, quindi siamo in perfetta Iliade. Su questa cosa, perché il tema è bello, io ricordo uno che questo problema invece l'ha avuto molto, ed era Mike Parks. Io ho conosciuto Mike Parks quando è arrivato nel mondo della Lancia, ho fatto anche molta strada con lui, con delle assistenze lì, e lui andava come un pazzo, infatti è morto in una maniera, un incidente stradale dentro un camion di piombini di ferro, ma fa niente. Parks mi diceva una volta di quelle notti dei rally, che le notti i rally erano lunghi, io facevo assistenza con la Lancia, ma siccome avevo corso con loro un po', ero con lui, e lui cercava quella notte, mi ricordo in macchina, di dirmi: l'incidente di Giunti, voi ricorderete che Giunti muore perché insegue, sta per prendere Parks, andava più forte di Parks, Parks arriva all'ultimo momento, c'è la macchina di Beltoise e Giunti prende la macchina di Beltoise. Lui mi ha detto: ma io non volevo mandare Giunti contro Beltoise, ovviamente, ma io ho detto, vedo Beltoise che è un po' in mezzo alla strada, se io all'ultimo momento lo scarto, quello magari frena e me lo gli do un po' di distanza. Invece Beltoise spingeva la macchina e in un certo momento lì è morto Giunti, e io invece mi ricordo che lui cercava con me, che non contavo niente, di giustificarsi, e voleva da me che dicessi è vero. Io non potevo dire è vero, no, non lo posso sapere, però ecco, lui sicuramente quel problema non l'aveva metabolizzato mai. Sì, credo che soprattutto bisogna fare la differenza tra vivere la gara dal divano e viverla dentro la macchina. Abbiamo centesimi di seconda per prendere una decisione, ai momenti dove siamo a momenti cruciali della carriera. Mi ricordo del mio primo punto in Canada nel 92, ero sesto, gli ultimi 5 giri, se non 7, avevo l'amico Alboreto con la footwork che andava più veloce di me, e la Ligier era 2 anni che non faceva punti, avevamo una pressione pazzesca, io da giovane pilota, era la mia seconda stagione, eravamo a metà della seconda stagione, quella del 92 dove finisse decimo al campionato, ma al momento lì non avevo ancora fatto punti. E sapevo che non potevo aprire la porta a Michele, con tutto il bene che gli volevo, ma sono stato al limite della correzione, non ho detto che sono stato un gentleman. A quel momento, gli ultimi 5 giri,
gentilmente lo accompagnavo nell'erba perché sapevo che lui aveva la mano verde e lì, ma l'ho fatto nel modo giusto, non ho mai sterzato bruttamente, l'ho accompagnato a destra, a sinistra, al momento si poteva ancora cambiare traiettoria. Oggi non avrei potuto difendere la posizione con il regolamento di oggi. All'epoca si poteva ancora fare, ma alla fine della gara ci siamo salutati, non c'è stato un momento, ma su questa è stata una riflessione con maturità, perché ho avuto 5 giri per pensarci bene, ma il punto lo volevo davvero e ne avevo bisogno. E altre situazioni, sono d'accordo, noi spettatori, che adesso lo sono, possiamo giudicare dal divano con tutta la comodità, ma bisogna sempre pensare che siamo umani e che al momento siamo su alta tensione, abbiamo un millesimo di secondo per prendere una decisione a destra o a sinistra e può capitare, non c'è mai il rischio zero che una manovra questa brutta. No, volevo dare una risposta che mi è tornata, una vecchia storia che mi raccontava Franco Gozzi, che era il luogotenente di Enzo Ferrari di Le Mans 1972. A un certo punto, sotto la pioggia, piove, che più non ne può fare, e Jack Hicks, che era considerato il re del bagnato, Jack Hicks esce, va contro una postazione dei commissari e purtroppo uno trova la morte. In Francia funzionava così, ci fu la convocazione immediata, poco dopo in gendarmeria, e fu aperta l'inchiesta sul posto. E chiamano Hicks e chiamano Franco Gozzi, che rappresentava la Ferrari, e gli fanno una domanda molto semplice: che cosa è successo? La domanda che fa il francese della gendarmerie è: che cosa è successo? Se tu rispondi è stato un errore di gara, tutto a posto, a casa, nessun problema. Se tu rispondi si è rotta la macchina, sequestrata la macchina, sequestrato il rottame, sotto accusa chi è il responsabile. E Jack Hicks, gli chiedono: che cosa è successo? E lui, che era il re del bagnato, fa: se le bois de vitesse, si è bloccato il cambio. Gozzi terrorizzato, perché i gendarmi lo guardano e gli dicono: per cortesia si tolga i lacci delle scarpe e la cintura, perché la mettiamo in stato di fermo. E allora Gozzi ha detto: io amavo Maigret, avevo dei commissari francesi e dei poliziotti un grande rispetto, però tutte le volte che vedevo quegli episodi temevo, quando c'era l'arresto, al posto del colpevole, io improvvisamente ero piombato in un episodio del commissario Maigret, ero io il colpevole, e guardavo X come per dire: di che ti sei sbagliato tu, perché prendono me questi. E X non voleva ammettere di aver sbagliato sotto l'acqua, fino a che, quando lo alzano e stanno per portarlo via, X, con un moto di fastidio, dice: no, pensandoci ho sbagliato io, colpa mia, e finalmente Gozzi è libero. Questo per dire che l'orgoglio di un pilota, del re della pioggia, che non vuole ammettere di aver sbagliato sotto l'acqua e non perdere il suo trono, a volte può mandare in prigione qualcuno, perché l'orgoglio ne ha fatto. Si diceva che era rotto il cambio veramente, Ferrari lo cacciava via subito. direi di sì, però l'orgoglio è l'orgoglio. Problema elettrico, direi. Julian Mendizabal, è una domanda per Eric, poi anche come conferma da Ramirez parlando con lui, che lui leggeva la Bibbia, Ayrton Senna, prima di correre, e quando vedendo quel momento lì mi viene questo verso che dice: nessuno amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E in quel giorno, a quel momento, ci sono state tante coincidenze, no? Soprattutto per persone speciali come per Ayrton, come Berger, Orsi e Eric. Quindi la mia domanda è: secondo te, tutto quello che hai vissuto prima
è stata una sorta di preparazione per quel momento lì, perché è una coincidenza incredibile che sei andato in pista e lo hai visto lì, in quel momento. Onestamente la risposta non ce l'ho ancora, sono 30 anni che ci penso. È stato necessario 10 anni prima che io potesse parlarne, altri 20 anni per andare sulla sua tomba insieme a Raffaella. Siamo andati a San Paolo perché credo che del suo vivo, per tutto il rispetto e l'adorazione che avevo per lui, non sono mai stato sufficientemente, e forse la timidezza, abbastanza in grado per ringraziarlo da quello che aveva fatto per me. Penso che se oggi sono qui tra di voi e grazie a lui ho speso più della metà della mia vita dopo il suo intervento, al di là dei 30 anni. E la domanda, tutte queste coincidenze che mi hanno fatto che sono stato l'ultimo a vederlo lì a Tamburello, è vero che sono molto disturbante. E credo che la risposta ce l'avrò sempre il giorno che lo raggiungerò. Grazie. Grazie a voi per il vostro entusiasmo. Questi applausi dopo un'ora e mezza passata sono veramente un complimento per noi che siamo qui. Grazie di essere venuti e spero che ci siate anche la prossima volta, se ci riuscite, che sarà l'ultima, perché poi dopo io non ce la faccio più. E quindi grazie ancora, grazie a tutti voi, alla prossima occasione, spero.